Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Abbiamo pensato di fare una bella recensione fatta come si deve del mostro, per cui iniziamo dal lavare la macchina e poi niente, vi racconteremo tutte le feature più fighe. Landrino, bello gasato. E non dimentichiamoci Ago. Bro. Abbiamo Deflo, membro del nucleo della Crooper, come già penso sapete, l'avete visto negli altri video. Se non l'avete visto andateli subito adesso a vedere. Incaricato di lavare le macchine, niente. Lui è il fenomeno a lavare le macchine. No, non fenomeno, però mi piace. Messo? Benissimo ragazzi, passiamo alla super schiuma. Shampoo detergente. Benissimo ragazzi, l'auto è lavata, possiamo fare un paio di riprese fighe adesso e passeremo all'onboard. Benzina fatta, questo sarà un video molto tranquillo, per cui anche perché siamo in strade aperte evitiamo di fare qualsiasi cosa di pericoloso. Come avete già visto dall'altro video, se non l'avete fatto andatelo a guardare, lo linkiamo qua sopra. Questo è un M2 Competition che ha di serie 410 cavalli, è trazione posteriore, è stato cambiato lo scarico con un terminale di scarico a Krapovic assolutamente omologati, con equipaggiato questa chicca, il tastino per aprire e chiudere le valvole dello scarico, far rumore o meno rumore. Le differenze principali tra l'M2 Competition e l'M2 normali, principalmente il motore, perché questo qua è il motore dell'M4, è biturbo, ha 410 cavalli, mentre quello dell'M2 normale ne ha 370. C'è anche una differenza sul cambio automatico, perché quello dell'M2 Competition ha 3 velocità regolabili, e in più questa qua monta come M3-M4 i tastini delle mappature configurabili al volante. Volendo sull'M2 Competition puoi montare un nuovo impianto frenante che è maggiorato. In sostanza serve quando freni più di un tot volte, i freni normali si scaldano e non frenano più. Con l'impianto maggiorato per la Competition in teoria dovrebbero continuare a frenare per più tempo. Queste secche incambiata senza lo scarico non le tirava. Mentre schiacciando il pulsantino M2 mettiamo tutto in Sport Plus, controlli tutto off e diventa bella incazzata. Però come dicevamo, noi in città andiamo molto più tranquilli di così.
partendo dai pregi, è veramente versatile. Arrivi in pista con l'asciutto ed è una macchina che può star dietro ai GT3. Se dovesse appunto piovere, puoi divertirti come un Serie 3 totalmente svuotato col freno a mano idraulico. E soprattutto con asciutto, bagnato, così se la vuoi utilizzare per fare i traversi o driftare, non puoi trovare un mezzo migliore. Cavalli, assetto, giù il gas e via di traverso. Come potete vedere, questo qua ha tirato il freno a mano idraulico nel momento sbagliato. Si è ritrovato cappottato nel casello. Vabbè, si è ritrovato cappottato, raga. Cappottato. Il secondo grande pregio, dal mio punto di vista, ed è anche il motivo per cui ho comprato questa macchina, è che è trazione completamente posteriore. Per chi non lo sapesse, un bilanciamento migliore, quindi si riescono a inserire in curva molto più facilmente, hanno molta più agilità, diciamo, nella guida sportiva, senza controlli vanno via di traverso. E un ultimo pregio è che l'estetica di questa macchina è veramente aggressiva, che ha il muso in avanti schiacciato, comunque i fari, le prese d'aria molto spigolose. Ha due ruote che sono veramente larghe come il mio torace, anche rispetto all'M2 normale, che è molto simile, si nota una gran differenza. Quando più in generale, se la usi con criterio, a dir la verità non consuma neanche così tanto. Per dire, la CLA 45 che abbiamo recensito l'altro giorno consuma tre volte tanto. Ma prima di passare ai difetti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che siamo già quasi a 500 followers, quindi dobbiamo arrivare a circa 1000 nei prossimi 5 anni. Perciò mi raccomando, fatelo, iscrivetevi, campanella. Ma ora passiamo alla parte divertente, che sono i difetti. Il primo difetto che mi viene in mente di quest'auto sono le sospensioni molto rigide, perché mentre in una situazione di sportività, di circuito, di track day, così, è una cosa che si può rivelare molto utile e inebriante, poi in città, soprattutto in Italia, cioè la strada molto spesso è rotta, può rivelare una cosa piuttosto scomoda e fastidiosa. Un altro difetto di quest'auto da non sottovalutare è che se tu la lasci parcheggiata per più di 2 o 3 ore ti rubano il volante tendenzialmente, a volte l'infotainment. Altro difetto, se così lo possiamo chiamare, bisogna mettere in conto all'acquisto di comprare uno scarico del genere, perché secondo me, oltre al fattore del sound, è proprio brutto esteticamente, perché vista da dietro con lo scarico originale ha proprio uno scatolone che esce dalla macchina in maniera vistosa. Un altro problema di questa macchina, come tutte le trazioni posteriori, è che se non muovi delle gomme invernali, risulta complicato andare in posti nevosi o con ghiaccio sulle strade. In ogni caso, a parte questi piccoli difettucci trascurabilissimi, secondo noi quest'auto è veramente tra le migliori sul mercato per uno realmente appassionato, perché è l'unica che racchiude, diciamo, potenza, trazione posteriore, agilità, tutto quello che si può avere nella guida sportiva, nella guida di tutti i giorni e nella guida sportiva di tutti i giorni. Se ne trovate una simile, scrivetecelo nei commenti, che anche noi siamo interessati. Benissimo ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Come potete vedere, si è fatta sera, per voi questo è altro. In ogni caso, mettete un like se anche questo video vi è piaciuto, scrivete nei commenti dove vi piacerebbe vedere la macchina, soprattutto se il mezzo vi è piaciuto, cosa ne pensate. Ricordate, la cosa più importante, se siete arrivati a questo punto, iscrivetevi al canale, attaccate la campanella con notifiche tutte, così almeno un nostro nuovo video vi verrà notificato. Vi do un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, alla prossima.